possiamo fare per salvaguardare la salute dei nostri occhi, dovendo passare comunque molte ore davanti al computer? Innanzitutto, consiglio di fare una pausa ogni 20 minuti di lavoro, durante la quale bisogna guardare lontano, fissare un punto oltre i 6 metri di distanza per poter rilassare l'accomodazione. Questa cosa permette ai muscoli che si occupano della messa a fuoco di rilassarsi, perché quando noi passiamo tante ore davanti a un video terminale, facciamo un prolungato sforzo della messa a fuoco a una distanza ravvicinata. Quindi i muscoli che controllano il movimento, la convergenza, la messa a fuoco, possono presentare dei sintomi di affaticamento, come qualsiasi altro muscolo del nostro organismo che venga sovraccaricato, con quale conseguenze, con comparsa di una certa sintomatologia, come la fotofobia, cioè la difficoltà all'abbagliamento alla luce, la visione sfocata, dolenzia, fastidio, prurito, secchezza, mal di testa, occhio arrossato. Importantissimo anche è correggere i difetti visivi come miopia, astigmatismo, ipermetropia, perché anche se non sono causati questi vizi refrattivi dall'uso del video terminale, ma se non sono ben corretti, possono aggravare i disturbi oculari legati all'affaticamento visivo, quindi con peggioramento appunto della visione che può essere annebbiata, sdoppiata, gli occhi possono bruciare e arrossarsi, ci può essere lacrimazione, secchezza oculare e mal di testa. Per cui è molto importante, per prevenire i problemi oculari, fare delle visite oculistiche con gli esami appropriati almeno una volta l'anno. Controllare i portatori di lenti a contatto, devono far controllare le loro lenti a contatto che siano sempre ben pulite e utilizzare dei sostituti lacrimali per mantenere l'occhio ben lubrificato. Importantissimo per mantenere una buona vista è far visitare anche i bambini dall'oculista di fiducia almeno una volta l'anno, perché esistono delle patologie pediatriche, come per esempio la miopia, che se diagnosticate precocemente entro il terzo anno di vita possono essere guarite al 100% con i trattamenti adeguati. Le stesse patologie invece diagnosticate in ritardo, che possono essere anche 5-6 anni di età, purtroppo anche se curate, non si raggiunge più un recupero funzionale del 100%. Ovviamente la dieta è importante, una dieta bilanciata, bisogna mangiare bene frutta, verdura, pesce, anche per la salute dei nostri occhi.